Grazie ancora una volta a chi è stato già qui per la prima serata di questo ciclo teatro al museo, Frammenti. Sono molto felice, sono particolarmente felice stasera di avere qua Giuliano Scabbia, che è un amico carissimo, oltre che uno degli attori, performer, scrittori, sceneggiatori e qualsiasi dicitura vogliate mettere, voglio dire che abbiamo, di cui possiamo godere in questo momento. Sono veramente, veramente contenta e credo che tutti noi che siamo qui stasera dobbiamo sentire questo momento come un vero privilegio. Credo che sia un privilegio avere un ospite così importante, credo che sia un privilegio avere un attore, scrittore, autore così importante all'interno di uno spazio così particolare che abbiamo proprio voluto dedicare a questi camei straordinari. Credo che nel mondo di oggi, in cui tutti siamo sempre di corsa e siamo anche molto massificati, vivere serate come queste, come dire, crea quella che io chiamo comunità, quella comunità positiva e anche appunto di amicizia. Infatti vedo volti che sono stati qui anche la volta scorsa, quindi mi auguro che tutti voi continuerete a seguire anche i prossimi appuntamenti, che poi vi dirò alla fine della performance di Giuliano. E ringrazio anche Sergio Staino, che ha voluto essere qui con noi, non per me, ma per Giuliano Scabbia, e quindi adesso passo la parola all'altra persona a cui dobbiamo questa serata, il curatore di tutta questa rassegna, che è Roberto Incerti, critico teatrale direi da quasi sempre e ora il creatore appunto di questo meraviglioso. Buonasera, grazie di essere qui. Come ha detto Patrizia molto bene, la scorsa settimana abbiamo avuto Sandro Lombardi, che è un grandissimo attore contemporaneo di teatro. Stasera abbiamo un altro grande personaggio, Giuliano Scabbia, tutti lo conosciamo, un attore, un drammaturgo, un regista, uno scrittore, soprattutto un poeta della vita per me, stasera credo ci leggerà dei brani da questo libro straordinario, una signora impressionante che intreccia un po' tutto il suo lavoro, tutta la sua storia. E da questo libro parto con una frase che mi ha particolarmente colpito di questo libro e che secondo me è un po' il simbolo del lavoro di Giuliano Scabbia. Scrive: il teatro è sempre un'esplorazione. Il teatro è sempre un'esplorazione. Questo è sempre stata la cifra di Giuliano Scabbia, che dai primi tempi fino ad adesso ha sempre cercato strade nuove. Non si è mai, tutti noi spesso diciamo, no? Non vado a teatro perché so già cosa vedo. Penso al teatro Lutini, no? Giuliano Scabbia è diverso, da mezzo secolo lui fa spettacoli, potrebbe benissimo adagiarsi sul già trovato e invece continua a cercare strade nuove, spiazzando forse anche il suo pubblico, chi lo sa, perché ci va a vedere Giuliano, cosa ci farà questa volta, e c'è sempre, e probabilmente c'è sempre qualcosa di nuovo. Lui è stato un innovatore, è stato il primo giù di lì a fare certi tipi di teatro. Partiamo evidentemente col teatro nei manicomi, che adesso è diventato lo fanno in molti, ma lui è stato il primo in un periodo importante, il 73, il tempo di Basaglia, la legge Basaglia, Marco Cavallo, il teatro di Trieste, è stato il primo a fare teatro di affabulazione, ma in una maniera diversa da quello che viene fatto adesso, perché teatro di affabulazione, a mio parere, non significa soltanto leggere o raccontare una storia, significa interpretare, e poi dirò due cose. È stato il primo a fare teatro in luoghi
che non sono teatrali, loro insoliti. Lui ha fatto teatro nei boschi, sui fiumi, nelle case private, nelle scuole, nelle periferie, è stato a Roncisvalle insieme a Mimmo Cuticchio, un altro maestro, e lui era un maestro dei, dei pupi siciliani, che fra l'altro a Palermo ha un bellissimo museo che io ho visto con tutti i suoi pupi, è stato sulla Tour Eiffel, è stato in luoghi impensabili. È sempre stato avanti, senza però mai porre il cappello su quello che lui ha fatto. Se pensate, Giuliano ha fatto parte del gruppo 63, è stato fra i protagonisti del convegno di Ivrea, mi pare nel ora, 67, voluto da Franco Quadri, in cui c'erano Carmelo Bene, c'era Quartucci, c'era Leo De Beraldinis, per cui è sempre stato in qualche modo un personaggio di avanguardia con la sua educazione, con la sua classe, con la sua capacità di creare una forma nuova di teatro. Lui ha fatto anche recenti spettacoli, pensiamo a Zid del 67, in qualche modo ha anticipato le tematiche poi portate del 68, per cui è un personaggio straordinario che tra un po' ascolteremo quando io smetterò di parlare, giuro, fra pochissimo. E però devo dire due cose. Lui a Firenze è un luogo meraviglioso, lui lo chiama il Teatro degli Incanti. È un teatro, uno studio, un laboratorio, non saprei come definirlo, è in zona Santa Croce, piazza dei Ciompi. E ho avuto il privilegio di vederlo, feci un grosso articolo per Repubblica. Questo posto, che è davvero l'isola che non c'è del teatro, dentro ci sono pezzi di scenografie, fotografie del gruppo 63, immagini ricordi di Giuliano a Parigi, ci sono delle marionette, delle maschere. È un luogo fantastico, potrebbe essere quasi un caos di cose bellissime, invece è una magnifica sinfonia. Tutto è lì con una regia perfetta. È un posto straordinario che appunto io ho avuto il privilegio di vedere ed è bellissimo. Passiamo come ultima cosa davvero alla maniera di affabulare, di recitare di Giuliano Scala. Nelle sue, tutti noi abbiamo visto i suoi spettacoli, abbiamo camminato con lui, c'è qualcosa di poetico ma anche di misterioso, qualcosa di riesce a esprimere temi anche forti a volte, con una leggerezza davvero unica. E credo che la definizione più bella gliel'abbia data un'attrice che appartiene a un altro tipo di teatro, che è Valentina Cortese. Come tutti sappiamo, musa di Strehler, fece per esempio una Maria Stuarda qui a Firenze con regia di Zeffirelli, alla prima c'era Gregory Peck, insieme a Rossella Falk, che a Giuliano l'occasione fu la veglia per la morte di Franco Quadri. Franco Quadri, grande critico di Repubblica, saggista di teatro, scrittore di teatro, personaggio difficile, o amato o odiato. Certo, lo si doveva leggere, tutti si godeva a leggere le sue cose, e da quando se n'è andato lui, mi sento di dire, quando se n'è andato lui col suo carisma, la critica teatrale non è stata più la stessa. In questa veglia si esibì Giuliano Scala, e alla fine Valentina Cortese gli disse, dice: io non ho mai sentito un attore recitare come lei. Giuliano Scala. Ora ti chiedo, Giuliano, cosa ci pensi? Bello con Patrizia che facevamo le riunioni di condominio insieme. Sì. Perché lei abitava sopra di me, i pilastri. Era un condominio straordinario, no? Erano riunioni di... sembrava la valletta dei poeti. Non si riuniva. Veramente, a volte le riunioni di condominio sono...
grazia santificante. Se riusciremo a trasformare le riunioni di condominio in grazia santificante dovunque, sarà il socialismo in tutti gli appartamenti del mondo. Grazie di tutte queste esagerate parole che avete detto, per cui molto facile non essere all'altezza. Allora, questo libro è stato suscitato da una studiosa, un'amica, che mi ha detto: ma raccogli, metti fai questo, questo, questo. Allora è venuto fuori, per la bontà poi dell'editore Casa Grande, una signora impressionante. Chi è la signora impressionante? Ve lo dico subito, leggendovi la prima pagina. Sì, è una signora impressionante. Ha accompagnato la specie umana, ha provato a guidarla. Quando incontri dopo tanti anni il primo amore, settenne, lui, che era lepre, farfalla, goccia di rugiada e usignolo, ora ha bocca di cartone e seni di cartapesta e non ricorda niente, ma tu l'ami e gli svegli la plenimizia. È germoglio, linfa travolgitrice, ha la voce carne che viene dall'origine della voce, lungo il tempo del Logos. È il Logos, è gli dèi, è comedia, tragudia, vento, vento, luce, mente, luce, trauma, luce, non veggente, cieca, cieca come la luce. Non ha bisogno di essere letta la poesia, agisce nel profondo del magma vivente, senza che lui lo sappia, lo svela e lo calma, lo guida illuminandolo. È azzurra, color oro, nera, sapiente, cipolla, rosmarino, gloria e ragazza zappatrice, bianca e melodiosa. Attraversa boschi e autostrade, case rotte e grattacieli, costruisce e disfa, si rintana, inventa vertigini, è vergine e puttana, si seduce e si innamora nel mare lingua denso di suoni vivi. È pescosa, emerge dappertutto, nei manicomi, nelle malattie, nei letti delle operazioni, nei baci, nei capitomboli. È carro, volo, rondine, arpa, glicine, violoncello, madre, amante, sorella, sposa, figlia, latte, erba, albero, notte, canto, padre. Chi sei, signora? È una signora impressionante. La poesia è umile e non si sa dove sta. Viene pianissimo e come vuole, ma anche a voce potente e fa poemi come l'Odissea e la nuvola in pantaloni. A volte ha paura, a volte no. Sta nella lingua come l'elettrico nel cervello. La poesia è gli elettroni che ballano, l'elio e l'idrogeno che si amano e abbracciandosi danno inizio all'universo. Mi piace il fallimento grandioso di Majakovskij, cantava per il comunismo, cioè in quel momento per la speranza della specie umana. Ma accanto a altri poeti gli facevano cenno di no, che era solo vento. Che i poeti rari siano veggenti si sa da Tiresia in poi. Che ci sta a fare un poeta se non ha la veggenza? Veggenza è quello che diceva Pascoli del fanciullino, che parla senza veli. Non è ancora educato a dire quello che non c'è. I poeti rari vanno ascoltati non per quello che dicono, ma per quello che vedono. Pasolini giovane, un paese di temporali e primule, vedeva come nessuno in quel momento, e Sbarbaro prima, come vedeva. Per vedere meglio, Dante Alighieri si è costruito un'impalcatura alta fino al cielo. Ce l'ha fatta, ha visto la rosa e Dio,
ma non ha visto bene la nuova storia, la borghesia nascente, la bellezza del mercato generale. Ha visto il cielo e ha perso di vista la terra. E ha messo all'inferno, peggio di Auschwitz, perfino il suo professore Brunetto. Teologie. Cammina, cammina. Un giorno, che avevo appena finito il liceo, sono andato in autostop a cercare Dylan Thomas, là nel Galles. L'ho trovato. Era ubriachetto. Mi guardava col viso un po' da cane. E a un certo punto gli ho letto in italiano una terzina. Ha fatto un borbottio. Ha detto: "Poetry must be music." E poi: "Batti il tuo tamburo." Sentivo che tutto il suo corpo era poesia. Un colpo poesia è quello di Elio Pagliarani. L'ho conosciuto ai tempi della ragazza Carla. Mi ha voluto pubblicare le prime poesie. Era per me impressionante ascoltarlo, quasi mi faceva paura il suo leggere, il suo guardare, la sua conversazione, la sua aspra voce, il suo ritmo. Corpo poesia. Poesia è nel corpo, corpo della poesia. Una allodola, ce ne sono ancora, le guardavo passare a stormi e le ascoltavo. Una allodola quando vola e canta è poesia, come l'usignolo, come il gatto che cammina, come la lepre che fugge, e l'acqua che scivola, e la trasparenza, e la brezza. E allora? Allora anche l'azione è poesia. Dire una poesia, cantarla, ma anche costruire una poesia, metterla nel mondo, una casa, un giardino, una bicicletta, un bacio. Un cavallo azzurro. Quando coi matti abbiamo fatto il cavallo azzurro, sentivo che insieme costruivamo una poesia. Il lavorio. La parte più bella della poesia è il lavorio. Le parole che si sentono venire su, affiorare, che sono fili a cui sono legate altre parole. Deporre, aspettare, ascoltare, spostare, ritmare, cancellare, ritrovare. Parole come creta, come pane, come semi. Il lavorio fa sentire la musica che si presenta e chiede di venire mormorata, chiama la voce. Il fiato della voce dà la metrica. Il corpo, attraverso il fiato della voce, si mette in metrica. Quando due o più poeti che consuonano si trovano insieme, accadono alchimie come fra amanti. Emergono apparizioni di sensi e dialoghi, a volte impressionanti, inaspettati. Non più chiacchiere, ma veggenze. Non accademie di letture, per carità, ma incontri, come quando Dante va nella Valletta e trova i maestri. Un giorno di qualche anno fa, mi sono trovato in dialogo col poeta Gianni D'Elia dalle parti di Castiglioncello, in Toscana. Avevamo letto a due voci, un po' cantando, un po' recitando, il suo libro Trovatori. E poi avevo letto poemi da Opera della Notte. Eravamo eccitati, un po' fuori di testa, in poetry. Sul bordo di una valletta ci siamo trovati testa accanto a testa, come due cavalli in tensione. Ci guardavamo. A un certo punto ho detto: "Quando sento venire certi momenti della poesia che mi portano via, devo stare attento. Per esempio, se guido la macchina, devo stare attento, sbaglio strada. Guarda, vedo solo una gran luce e mi scordo le svolte. Ci vedo benissimo e non vedo niente. La poesia è una signora impressionante." Allora Gianni ha detto: "Perché non lo scrivi che la poesia è una signora impressionante?" Sì, caro Dylan, caro Elio, caro Gianni, lo scrivi. La poesia è una signora impressionante. Ecco.
ma poi insomma è anche divertente sentire che il proprio tremito entra nel tremito di chi ascolta, sentire proprio come lievitano i corpi, come si accendono, come fioriscono. Perché la poesia è come la luce per le piante, come la luce del sole per le piante, ecco, la fotosintesi è la poesia. Bisogna dirglielo ai professori a scuola, di accendere i ragazzi, perché li fanno volare se li fanno capire questa cosa, non tutte quelle robe, poche fatica, che mal di testa. Sì, la scrittura è un atto corporeo, anche quando si scrive al computer, è un atto in cui si ingaggia il corpo è in agone, in combattimento, ed è un agone sconvolgente perché ha a che fare con la parte più profonda di noi. Su questo specchio, questa pagina bianca, quando io imprimo e sento la forza del braccio, comincio a chiamare in scena qualcosa che non so, che sta per venire, che sopra viene da sotto. Quando sono malinconico, ostonato, se mi metto lì e faccio uno scarabocchio, piano piano, mi sintonizzo e divento felice. Avviene un accordo. Per me la scrittura è questo, prima di tutto, il suo nucleo. E da questo si dipartono tanti altri fatti. Per esempio, che da un disegno nasce la testa di un cavallo, che poi mi faccio il cavallo di cartapesta, e poi nasce un albero particolare, che poi questo albero lo costruisco, e ci metto dei personaggi, e diventa un teatro, o una scrittura, oppure incontro un gruppo di persone, degli attori, e insieme cominciamo a sentirci dentro una scrittura, a interrogarla. Si tratta sempre di un viaggio nella scrittura, nel suo nucleo originario, che ha a che fare col profondo. E lì è l'origine della poesia, l'emergere di una possibilità di vita che è anche una cura e una gioia. Ecco, insomma, poi, per esempio, ci sono tante cose qui dentro, ce n'è una che è lunga, che però l'ho scritta quando mi hanno invitato a Casarsa, che c'era un convegno internazionale per Pasolini, c'erano tutti i suoi traduttori, in tutte le lingue, e io gli ho scritto questa cosa che insomma mi ha anche sconvolto un po', anche perché a un certo punto ho visto tutti questi che si mettevano a piangere verso la fine, e mi sono messo a piangere anch'io quando si va verso il finale del corpo di Pasolini, il corpo di Pierpaolo, ma questa non la faccio perché è lunga. Un'altra volta, la faccio a te a casa tua. Il teatro non si sa chi sia, ecco, non si sa chi è il teatro, è fuori dalle riviste, fuori dalle cattedre, fuori dal nostro progettare, è una bestia vivente che non si sa chi sarà, ma è il suo bello che non si sa chi sarà. Ho imparato col tempo che il teatro può essere invenzione di futuro, perché è un mettersi in gioco col corpo, un mettersi nello sbaglio, in un rischio che fa paura, verso non so che cosa. Io, ma credo chiunque, quando preparo qualcosa ho una gran paura, perché non so cosa succederà, non si sa cosa viene fuori, perché si sta sul margine di una cosa che verrà, cioè il futuro. Il teatro è sempre un'esplorazione, è la docenza di tutti, è la pedagogia di tutti, lascia dei semi che non si sa cosa siano e non si sa dove fioriranno. C'è la misteriosità di qualcosa di eventuale, di eventi che sono i bocci dei fiori che verranno. Ecco, là dove fioriranno è l'insegnamento. Ti posso spiegare tutto Goldoni, tutto Shakespeare, ma l'insegnamento, non tanto quello diretto, ma quello indiretto, non si sa quale sia. È come il bambino quando guarda, sta lì,
si sta lì a spiegargli non buttarti per terra, non sporcarti. Lui sta guardando un'altra cosa. Guarda come si muove il piede della mamma o la mano. Sta studiando un altro meccanismo. Ecco, l'insegnamento è quello inconsapevole del piede e della mano, oggetto dello sguardo che sta imparando un'azione, sta imparando l'azione teatrale. Insomma, così, anche scrivendo queste cose, capisco un po' sempre meglio questo lavoro. Per esempio, un testo teatrale si può anche raccontarlo. E che cos'è raccontare? È trovare la strada per entrare nell'immaginario di un altro e stare lì, in quel bosco, a farsi vento. Sì, perché se il racconto funziona, fa suonare le foglie interne del corpo e della mente e le rallegra. Lo sapevano bene i narratori antichi, quei poeti che giravano per i boschi a parlare con le innamorate, magari di notte, con poco lume. E anche le bestie, soprattutto i cani e gli uccelli, sono contente a sentirsi raccontare. Anzi, tutti quei cinguettii di uccelli alla mattina e alla sera in giro per i boschi non sono che racconti per darsi coraggio con l'augurio del buongiorno e della buonanotte. Anche per questo mi preoccupano un po' gli uomini troppo dentro le auto e le macchine volanti. A stare in quelle cassette ho paura che gli si anchilosi la gola, la voce e il racconto, e che alla fine gli restino solo dei grandentoni al posto dei baci. Adesso vi leggo una cosa che mi è capitata facendo un'esplorazione teatrale, e che i manzonisti, non so se me la perdonano, ma si chiama Dio Monti. Lucia è l'autoritratto di Manzoni, giovinetta e fidanzata. Perché manzonisti e non manzoniani? Manzoni Alessandro. Perché non manzoniani? Che tira quattro dritto. Perché questa cosa qui è un po' azzardata, adesso senti un po', è un po' azzardatina, insomma. Lecco, 12 settembre 1991. Di pomeriggio saliamo sulla montagna per il sentiero sotto il resegone, boschi, radure. Un puledro da poco nato salta e corre su un prato verdissimo. Gioca col suo corpo snodato, balla, è Dioniso, mi viene da dire. Con Luca Radaelli, regista drammaturgo del Teatro Invito, Giorgio Galimberti, attore drammaturgo e altri, sto esplorando un percorso per raccontare camminando teatro con boschi e animali. Due anni fa, nel 1988, con Paolo Pierazzini, regista, che adesso purtroppo è in Alzheimer completo, Paolo Pierazzini è uno dei due fondatori di Pontedera, abbiamo inventato questa forma di teatro che racconta camminando. Oggi sto progettando un esperimento nuovo. Al centro ci sono il teatro, dove arriveremo a fine percorso, e Casa Manzoni, il Caleotto. Siamo in alto, laggiù c'è il lago, il ramo del lago di Como. Quando siamo sotto le rocce, provo a mormorare il famoso incipit: addio monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo, che nella versione del Fermo e Lucia faceva addio monti posati sugli abissi delle acque ed elevati al cielo. La prospettiva qui è capovolta, addio lago in cui si rispettano i venti. Nel romanzo di Fermo e Lucia e poi di Renzo e Lucia, la cuna è questo paesaggio, il paesaggio del padre. Il Caleotto, la casa dei Manzoni, signori del ferro e dei forni di fusione, controversi e discussi fin dal 1600, in quel secolo, la sua metà si ambienta il romanzo, è il fondo della cuna. Tutta la storia si dipana a partire da qui. Ma quando ha 28 anni, Alessandro vende la proprietà, la casa del padre, il lago e i monti. Non tornerà più a Lecco. Perché? Si sa,
della storia del padre, che non era Pietro Manzoni ma Giovanni Verri, e lui, Alessandro, lo sapeva. E probabilmente aveva ben studiato le carte dell'archivio di famiglia, l'archivio Manzoni, con le tracce dell'antenato Giovanni Maria sfiorato dall'accusa di essere untore negli anni della famosa peste. A mano che scendiamo verso Lecco, sempre più mi si rivela il paesaggio e prendo appunti, che poi ho riportato anche qui, vedete, ci sono i disegnini con tutte le cose che mi nascevano nel pensiero. Arriviamo al Caleotto. Ecco, da qui si vede tutto. Il palazzotto di Don Rodrigo, adesso c'è una casa farmaceutica, l'hanno sconciato, un edificio nuovo a strisce bianche e verdi, e la chiesa di Olate, e i muretti, e davanti al palazzotto, oltre il torrente, la presunta casa di Lucia, quella di Acquate. Lui, Don Rodrigo, la vedeva dunque, immagina Alessandro Scrittura, la vedeva ricamare, andare a letto, a lume di candela, di là del torrente. E la stradina dei Bravi, e la chiesa di Don Abbondio, e sotto Pescarenico, e verso sud il colle di Vercurago, si vede la roccia dell'Innominato, la rocca dell'Innominato. Cammina, cammina. Quanto ha camminato Alessandro dentro questo paesaggio, col peso della madre lontana, giovanetto abbandonato, con quel padre severo, triste, tragico. Paesaggio, racconto del paesaggio. Addio, paesaggio dell'anima. Addio, monti. Ma allora penso, Lucia è lui, Alessandro Giovinetto. È lui il promesso sposo, il vergine che saluta la propria anima e quella del padre anelando alla madre. Con pietà per il padre non padre, acqua del lago, monti. Addio, padre non padre. Adesso entro in te, madre acqua, io Alessandro Lucia, a cercare luce in questa notte oscura, insidiata, pericolosa. E quel puledrino, penso, era Alessandro, libero di ballare sotto il monte, sul prato, matrice, fresco e nutritivo, puledro appena nato. Quanto si è scritto sui luoghi manzoniani, i luoghi che spesso sono la materia prima dei racconti, dove lo scrittore si cela, lasciando intendere senza precisare, per pudore e segretezza, per non rivelare la tana, il mistero del nascondimento. Un racconto, forse, ciò che mostra in superficie. Dietro, occulto, c'è il corpo caldo dei rapporti profondi con la madre, il padre, i servi amorosi, le baglie, i contadini collaboratori. E penso alla baglia governante di Pushkin, che gli ha dato la lingua popolare, alla governante dei fratelli Grimm, che ha dato loro le fiabe, alla governante di Pitré. Nei rapporti profondi, carnei, c'è il tessuto misterioso della lingua, che è sempre il corpo vivo, trasmesso da voce a voce. Ecco che, camminando un giorno sui monti, in cerca della forma del teatro, mi si svela improvvisamente la prima forma del romanzo, quando Manzoni lo affronta, che è la forma, la prima forma, della sua vita, e che lui è una giovane donna che fugge innamorata, angosciata, impaurita. Sì, sì. Ancora un po', perché è l'ora di andare a dormire. Chi sono le città? Ma qui poi c'è tanta roba, per esempio c'è quando con Renato Nicolini abbiamo fatto Visioni di Gesù con Afrodite a Reggio Calabria e Maria Duprati usciva ignuda dall'acqua, faceva Afrodite e Renato con Cantastorie e gli studenti apostoli in barca sbarcava e poi entrava in teatro. C'è il racconto di questo teatro acqueo bellissimo fatto sul testo mio che lui ha voluto fare con il suo gruppo teatrale dell'università di architettura di Reggio. E poi c'è
appunto Sartori con le maschere, poi c'è Rainer Müller, poi c'è Havel, poi c'è un mucchio di gente, insomma, che ogni tanto si incontra e che ti lasciano. C'è Pino Spagnolo con le sue sculture, che starebbe bene qui Pino Spagnolo, una mostra in questo scultore del ferro, col fuoco, è morto con i polmoni pieni di ferro, perché lavorava col fuoco il ferro, ma si è riempito di ferro. E gli ho fatto l'orazione funebre nel suo studio, che è l'antro di Vulcano, a Gargiano, vicino a Milano. Una roba impressionante questo studio, questi pezzi, sta roba. E poi la tela dei pittori, che andavano in questi studi, da Coblasa a Praga, a Milano, da Vedova a Venezia, proprio la tela, no? La tela come soglia. Un momento dove l'aldilà si fa di qua, dove il pittore aspetta su questa soglia che venga, e il suo segno fa avvenire e venire l'oltre, no? È sempre la tela, penso ai pittori che lavorano con la tela, ma è sempre lo studio di un pittore, è anche un luogo soglia in cui avvengono delle immagini, avvengono proprio. E le città, chi sono le città? Leggo solo un frammento. Chi sono le città? Questo l'ho detto nella mia città, da cui sono scappato il giorno della laurea, ma insomma è sempre la mia città, quella più profonda, e l'ho detto proprio nel cuore della città, interrogandomi sulla forma della città. Per me le città sono menti, sono forme del cervello, sono cervelli. Cervelli che si sono formati nel tempo, lungamente, e in cui menti e menti si sono deposte, legandosi insieme, e fanno quell'unica mente che è una città, che a un certo punto si perde, può perdersi, può finire, può morire. Chi sono le città? Credo che siano anche delle menti, delle forme della mente, che la forma della città, la forma urbis, sia una concretizzazione del pensiero nel tempo. La terra è costellata di città, e anche lei, la terra di fronte al cielo, è una città, un pianeta pensante, e in quanto tale il punto d'arrivo fino ad oggi dell'evoluzione, secondo la straordinaria immagine di Teilhard de Chardin. E chi siamo noi nelle città? Ci sono città che hanno da tempo finito il cammino, Micene, Babilonia, Ur, Troia, e altre tante che con vite più o meno lunghe sono arrivate fino a noi, Roma, Atene, Baghdad, Mumbai, Bombay, Samarkand, Pechino, Padova. Chi sono le città? E poi dico la mia, ma mi fermo perché volevo leggere un'altra cosa. E vediamo se ce la faccio. Sì, perché... uno mi hanno chiesto su Riga, Marco Belpoliti, scrivi una cosa, cos'è il mio... O forse per il grande vetro, 1980, cos'è per te? Era un'osservazione, ma nel tempo ci sono degli anni che hanno un segno particolare, il 48, il 17, hanno un evento che li segna, li connota per sempre. Allora questo era l'80, hanno chiesto l'80, e due ferite ha per me il 1980. Il giorno 1 agosto passo dalla stazione di Bologna, sto andando a Reggio Emilia e da lì in autobus salgo a Busana sulle montagne. Vado a trovare i tanti amici che ho lassù da quando nel 74 ci sono arrivato col gorilla quadrumano e gli studenti di drammaturgia dell'Università di Bologna, di casa in casa, in visite di studio, teatro, partecipazione e accoglienza. Una pratica di università che cerca di capire il mondo, i paesani che si fanno piccoli maestri, ci nutrono, uno scambio tra la dotta Bologna e la montagna. Il 2 agosto di mattina siamo a chiacchiera a casa dei notari quando arriva una notizia terribile: bomba alla stazione di Bologna alle 10.25, strage. Perché? Chi è stato? Siamo sconvolti. Tra i feriti gravi c'è anche Sergio Secci, mio allievo, nostro allievo, nel 76-77. Si è appena laureato con una bella tesi sul Bread and Puppet, il teatro di Peter Schumann. È burattinaio, magro, veloce, alto, è di Terni. È stato alcuni mesi da Peter Schumann nel Vermont. Ha la passione.
fra qualche giorno muore. Il suo nome è sulla lista alla stazione di Bologna. Il 31 agosto un corteo di gondole nere va verso l'isola di San Giorgio. C'è vento, pioggia, una bufera. Venezia accompagna così Franco Basaglia, veneziano, l'uomo che ha voluto cancellare i manicomi. È morto 2 giorni prima di tumore al cervello. Aveva detto: la follia è l'espressione di una profonda sofferenza, forse la più terribile perché la più oscura nelle sue cause. Io credo che sia questa la sofferenza, l'impossibilità di esprimersi e di essere capiti. Il corteo si allontana e sparisce nel vento e nella pioggia. Con Franco e con Vittorio Basaglia e altri avevamo giocato a fare Marco Cavallo, scatenando con lui la fantasia per dare una mano a capire chi è la mente e il suo dolore, chi siamo, chi siano le istituzioni e cos'è essere liberi. Quante ne ho imparate, vedendo la pratica dell'uomo che oggi se ne parte in gondola, vero cavallo alato. Così, queste due ferite ha per me il 1980. Ma io potrei anche finire, ce ne sarebbe una bella che mi piacerebbe, però è l'ora di andare. Credo. No, allora, se allora, bella ti piacerebbe, farla. Facciamo. Non vuoi liberarci? Stanchissimi. No. Sì, ma la sopportiamo, dai. Piccolo sacrificio. Piccolo sacrificio. Ma che ora abbiamo fatto? No, poi quando mi dico qualcosa anch'io, quindi... Allora dilla. No, dopo che finisci. Una piccola riflessione, forse non so se ti interessa. Ma dura 5-7 minuti. Beh. Lei già perso il trigo che ha perso 25 secondi. Compagno. Il dottor Vivente sul cavallo azzurro. Perché, ve lo leggo, perché ho capito piano piano una cosa. Che Bassel aveva capito benissimo, cioè il rapporto profondo che c'è tra l'essere medico e l'essere poeta. Morte, vita, in mezzo c'è la cura, il prendersi cura, e c'è la poesia, anche teatro è poesia, cura è poesia. Non voglio parlare di una possibile, improbabile poesia terapia, né di teatroterapia o musicoterapia, lasciamo stare per ora la terapia, che se sovrapposta alla poesia rischia di soffocarla, di toglierle la forza e annientarla, strumentalizzandola. Se non avessi fatto Marco Cavallo coi Manti di Trieste, non avessi sposato una cardiologa, forse non avrei capito che la poesia è anche un'azione della bellezza, che si prende cura della vita, un atto luminoso contro la morte. Il cavallo azzurro, me ne sono accorto dopo anni, è una poesia vivente formata dalle anime, vite, presenze, parole di 1200 matti, tanti infermieri, tanti medici, tanti volontari accorsi a diventare cavallo, un corpo vivente, carneo, non una scultura. Chi ha letto il libro capisce meglio cosa intendo. Poesia come? Quale? La poesia ha la forza di sconvolgere il linguaggio, capace di vedere l'oltre fondandolo, inventandolo, nutrendo la vita, diventando il frutto della vita, come certi poeti sanno. E allora, che rapporto c'è tra la cura e la poesia nel teatro? Nei greci sta la misteriosa parola catarsi, purificazione, cura. E c'è quell'altra parola che Platone suggerisce a proposito della danza, chara, la gioia. La danza produce gioia. Chara richiama charis, la grazia. Parole sorelle nello stesso verbo, kairo. Che sia lei la gioia, grazia, la cura, la gioia del linguaggio risvegliato, entusiasmato, pieno del corpo in tremore nel vento di una trance controllata. Dopo tanti anni mi metto a rileggere il dottor Zhivago di Pasternak, romanzo meraviglioso e misterioso, un po' offuscato dal successo del film che ne fu tratto. Tanti, avendo visto il film, non avranno letto il libro, in cui ci sono abissi che nessun film può rendere. Abissi di poesia e un mistero
Entriamo nel libro. L'incipit è col ragazzo Yura, il protagonista, a 10 anni, che segue il funerale della madre. Improvvisamente sale sul tumulo di terra che copre la bara come un boccio che spunta. Sembra stia per parlare, ma non dice niente. C'è solo il respiro. È una scena simbolo. Contiene già tutto. La vita che vince sulla morte. Il ragazzo che si installa sopra il corpo della madre e ne diventa il frutto, il fiato respiro che un giorno diventerà voce della poesia. Ma Yuri Civago diventerà solo indirettamente poeta, per genesi laterale e necessaria. Anche il padre di Civago, un milionario alcolizzato, muore nelle prime pagine, si butta dal treno, suicida. Un uomo che il figlio ha visto di rado, un quasi folle. È la morte, di nuovo, ma Givago è vita. Givago viene da Givoi, vivo, dottor vivente. Come mai Pasternak mette un medico di nome Vivente a protagonista del suo libro più importante, del suo unico romanzo? Un medico assoluto, che sa guardare, collegare, che ha la visione dei sintomi e della malattia, un diagnostico infallibile, un vero medico, un vero curatore nelle situazioni più impervie. Avviene che assiste di nascosto al parto di Tonia, la moglie, un transito dalla morte alla vita, dice Pasternak, sollevata verso il soffitto. Più in alto di quanto non siano i comuni mortali, Tonia sprofondava nelle brume di una sofferenza mai vinta, come se da lei salisse un'infinita prostrazione. Emergeva in mezzo alla sala, allo stesso modo che un'imbarcazione, appena attraccata e scaricata, che avesse compiuto la traversata del mare della morte per raggiungere il continente della vita con nuove anime emigrate qui. Da chissà dove. È subito dopo la visione del parto che i colleghi medici gli riconoscono di essere stato l'unico a fare la diagnosi giusta su un caso di echinococco. La visione diagnostica del medico è accanto a quella del poeta, non ancora emerso, che ha appena visto la traversata del mare della morte. Va e va. Viene il crollo dello zar, viene Lenin, viene la rivoluzione e vengono la retorica, le miserie, la guerra civile, i disastri, i processi, le carcerazioni, i gulag. C'è proprio la parola gulag nel romanzo. Givago, che pure ama Tonia, incontra Lara. La storia è famosa, è l'amore, il controverso, difficile, fuggente amore con Lara. Intanto si è svegliato nel cuore del medico il sorgere della poesia. È una poesia che nasce lenta, salendo su per il corpo e gli occhi, come la linfa alle piante. Parole che si aprono il varco dentro il guardare e l'ascoltare, quell'ascoltare che è del diagnostico Givago, il vedere in profondità, oltre, con precisione estrema, un accorgersi operato dallo sguardo riempito di vita amore. Ora, dice Pasternak, come non mai gli era chiaro che l'arte è un'instancabile meditazione sulla morte da cui instancabilmente essa crea la vita. Ma è l'ascolto della notte, della neve, del silenzio, nella sperduta località di Varichino, soli coi lupi, Lara, Givago e la figlia di lei, che svela al medico la forza della poesia nel prendersi cura della vita, del linguaggio vivente. Ecco la notte dell'emersione e rivelazione della poesia che piano piano trova il suo metro, la sua forma necessaria. Dice Pasternak. Un silenzio beato, colmo di felicità, che alitava dolcemente di vita, circondava Yuri.
la luce della lampada cadeva con un giallo pacato sul biancore dei fogli e con un riflesso dorato galleggiava sulla superficie dell'inchiostro all'interno del calamaio. Fuori della finestra stava l'azzurra notte invernale di Gelo. Con una rapida calligrafia, curando che la scrittura rendesse il movimento vivo della mano, senza perdere la propria fisionomia e senza per troppo distacco divenire anonima e muta, richiamava alla memoria, scriveva in redazioni diverse che andavano perfezionandosi gradatamente e si allontanavano dalla forma originaria ciò che sentiva in sé di più chiaro e definito. Dopo due o tre strofe composte di getto e alcune similitudini che quasi lo sorpresero, il lavoro si impossessò di lui e avvertì l'avvicinarsi di ciò che si chiama l'ispirazione. Allora, simile alla massa irruenta di un fiume, che col suo scorrere leviga le pietre del fondo e fa girare le ruote dei mulini, il linguaggio che si effonde va creando da sé con la forza delle sue leggi, procedendo nel suo corso il metro e la rima e mille altre forme e rapporti più importanti, finora non colti, non indagati, senza nome. In quei momenti Yuri sentiva che non era lui a compiere il lavoro essenziale, ma qualcosa più grande di lui, al di sopra di lui, lo guidava. La situazione del pensiero e della poesia nel mondo, ciò che alla poesia era riservato, dall'avvenire, il passo successivo che avrebbe dovuto compiere nel suo sviluppo storico. Lui era soltanto un'occasione, un punto d'appoggio perché essa potesse mettersi in movimento. Finisce la notte, viene il giorno, torna la notte e la poesia emerge definitivamente, inesorabilmente. Venne la sera, come la vigilia, Givago accese la lampada sulla scrivania. Quello che aveva scritto durante la notte si divideva in due gruppi. Le vecchie cose, ricopiate nella nuova redazione, erano scritte ordinatamente, in bella calligrafia. Le nuove erano invece buttate giù in fretta, con abbreviazioni, segni, sgorbi illeggibili. Scrivere divenne più difficile e più attraente. Si costrinse a una versificazione più breve, nel trino le parole entravano a fatica, svanirono le ultime tracce di sonnolenza, si reanimò, si infervorò, l'angustia metrica suggeriva di per sé le parole. Gli oggetti, appena nominati, cominciarono a delinearsi sul serio nella cornice della memoria. Sentiva il passo del cavallo che camminava sulla superficie della poesia, come l'ambio del cavallo in una delle ballate di Chopin. Scriveva con fretta febbrile, riuscendo appena a trascrivere le parole e i versi che nascevano tutti a proposito e al posto loro. Ho riportato questi due passi perché rivelatori. È qui che il poeta appare dentro il medico, dentro l'uomo innamorato in fuga. Presto Givago verrà rapito dalle bande dei rivoluzionari sparse nella foresta, a far da medico, richiamato al suo lavoro, ma intanto il poeta è emerso e sta capendo la poesia e la medicina e la vita dentro la poesia. Dice ancora Pasternak, così scrivendo su ogni sorta di cose, rilevò di nuovo e si convinse che l'arte è sempre al servizio della bellezza e la bellezza è la felicità di dominare la forma, che la forma è il presupposto organico dell'esistenza e che, per esistere, ogni cosa vivente deve possedere la forma e che, di conseguenza, tutta l'arte, non esclusa quella tragica, è il racconto della felicità di esistere. Ecco dunque la gioia, la felicità. L'essenza dell'arte è qualcosa che sta dietro, dentro le forme. Le opere d'arte parlano in tanti modi, ma soprattutto parlano
per la presenza dell'arte, per la sua forza vitale, che sorgendo nel medico civago vivente lo sconvolge e gli fa capire il senso più profondo anche del suo essere curatore in lotta per la vita. Mi viene da riflettere su quante chiacchiere si fanno, su quante ideologie ci avvolgono, ma come il mondo viene coperto di falsi discorsi. La poesia che sorge nel medico civago è al contrario verità vivente, carne viva, metricamente, inesorabilmente viva. Forse anche per questi motivi Pasternak ha detto che il dottor Civago era l'unica opera di cui non si vergognava. Non trovo nel Novecento un libro così simbolico e vero che parli del rapporto simbiosi fra medicina e poesia. Pasternak è maestro e compagno di viaggio, con la poesia vince sull'ideologia ascoltando la complessità e naturalità della vita. È per questo che mi viene da mettere il dottore protagonista, Civago vivente, medico poeta, accanto a Marco Cavallo, anzi sopra Marco, a fargli da cavaliere, ora che mi si è svelato e mi ha confermato che la poesia, quella poesia, è la gioia dell'esistenza trasfigurata nel linguaggio e dunque nella cura della vita. Siamo Gianno Scavia, abbiamo qui anche Paolo Coccheri che l'anno scorso è stato protagonista di uno dei nostri incontri. E l'ultima cosa che volevo dire prima di dare la parola a Sergio Staino è che Gianno Scavia è protagonista anche di alcune di tesi di laurea. E qui c'è una studentessa che ha fatto recentemente una tesi di laurea appunto su Gianno Scavia. Sergio, te. No, capito? Questo non ne fanno tante, ne fanno tante. Fanno su tutto. Su tutto. Però lei è venuta qui. No, me l'ha portata, l'ho detto. Però lei è venuta qui. Questa è bella. Non le leggo mai, ma questa l'ho letta, è molto bella, molto brava questa ragazza, molto brava. Ha preso delle cose. E poi è qui stasera, per cui insomma. Emma Pavard, brava. Io invece ho la tesi di laurea a Aix-en-Provence. Su una, venne la studentessa francese a trovarmi, poverina, e naturalmente potete immaginare che era stata obbligata dal professore, fascinato da Umberto Eco, aveva letto una cosa, una dichiarazione su cui mi è positiva, e lei gli ha dato, e lei è venuta, si è immaginato di leggere le vignette di Bobo senza conoscere nulla della storia d'Italia di quegli anni, di quali capirai immagini che volevo dire due cose. Mi ha stimolato la frase della Valentina Cortese sul fatto come reciti bene, come è affascinante ascoltarti. Io non vedo questo reciti bene, però l'affascinazione di ascoltarti è enorme. Però credo che deriva non dalla tua voce, mi sembra particolarmente affascinante, però mi piace tanto quello che dice la tua voce, le parole che scrivi, le cose mi attraggono enormemente, proprio hanno una forma quasi magnetica nei confronti di quelli. E quando inizio, io dico leggo, ma in realtà io da anni non leggo più, ed è stata una delle situazioni un po' sicuramente la più penosa che. Io ho letto fin da bambino tanto. Improvvisamente non riuscire più a leggere è stato un dramma da questo punto di vista. Oggigiorno ci sono, la tecnologia ha fatto molti passi avanti, per cui adesso i libri li ascolto. Generalmente quando è possibile, ma solo per situazioni classiche, cioè di libri già consolidati, si può trovare degli audiolibri più o letti più o meno bene, insomma, che comunque ti aiutano. Il resto sei costretto, quando il libro appunto non è uscito in forma Word, sei costretto, cioè quando non c'è l'audiolibro, devi andare con Word o con altri sistemi su digitale, insomma, parecchi apparecchietti che mi aiutano, il computer stesso, altre cose portatili,
Ora ho una specie di scanner che qualunque cosa la metti in un attimo, scannerizza e legge immediatamente. È un sistema rigido e che noiosissimo. Cioè, per uno che legge, voi sapete che uno che legge, scorre, salta, torna indietro, rilegge una frase, poi va avanti, non c'è niente, c'è Dico sempre agli amici che mi fanno leggere le loro cose, guardate, se riesco ad arrivare in fondo è già un successo il libro, perché se il libro è noioso, letto a quella maniera diventa una cosa insostenibile. Ecco, io queste cose di questo signore di cui non ricordo il nome, ma che ha parlato finora, è lo spero di Giuliano. Non lo scherzavo, Giuliano, invece io ho sul tavolo un casino di roba. Se pesco girando così un testo di Giuliano, un opuscolo, una cosa, un certo mi manda quadernetti, cose belle, lo metto in questa macchinetta, ragazzi, voi non ci crederete, ma ha una scrittura, questo signore, ha un modo di scrivere, un ritmo della scrittura, un'allegoria, una serie, innanzitutto si comprende benissimo, pur con concetti profondi, elaborati, non semplici, però ti arrivano con grande facilità e con una ricchezza continua di vocaboli. Non so quanti vocaboli usi in una pagina, ma prima di ripetere uno ci vuole tempo, sono continuazioni inaspettate che vanno avanti e creano immagini dentro, nonostante quella lettura, cioè diventa bello anche letto con questi apparecchi e con questa voce che devo dire peggiore della tua. Guarda cosa vuol dire la poesia. Infatti mi ha mandato un messaggio, mi ha emozionato, devo dire, guarda, e gli ho mandato quel canto che ti ho dato, il canto, sì. Questo qui è pieno di figure, sì. Il canto delle anime, del passaggio delle anime, quindi gliel'ho mandato così per affetto, evito di mandargli libri perché so che insomma, no, ma vengo a leggerti, va bene. Già, secondo me ho una mano, mi descrive questa macchina che mi ha raccontato il tuo testo. Fantastico. Direi che facciamo un altro applauso a Giuliano Scaglia. Voglio soltanto ricordare la prima volta che l'ho incontrato nel famoso condominio, che spero diventi un racconto. Io arrivo, ero appena arrivata e vedo questa lunghissima tromba sulle scale e in cima alla rampa questo signore che mi fa: tu chi sei? La nuova inquilina? E io dico: sì, bene, ricordati che da noi troverai sempre il sale. E quindi voglio dire il sale, lui voleva dire, immagino, il sale della cultura. Grazie. Lunedì prossimo abbiamo Paolo Endel che leggerà Calvino, reciterà Calvino. Grazie a tutti.